caro amico e confratello che abbiamo conosciuto 2 anni fa anche con Monsignor Luigi Vari, nostro arcivescovo che abbiamo conosciuto nella città di Londra, e Padre Andrea Fulco in diretta in questo momento tramite WhatsApp. Buonasera, Padre Andrea. Buonasera carissimo Don Maurizio e buonasera a tutti voi di Gaeta. Piacere ascoltarti. Noi in questo momento con grande difficoltà riusciamo a sentirti perché ho dovuto mettere WhatsApp, ma noi ci attrezzeremo e tornerò a sentirti anche direttamente dalla nostra regia radiofonica. Senti, io ti ho chiamato anzitutto per farmi raccontare da te e dai tanti italiani che sono a Londra, che saluto in questo momento, come va la situazione del Covid, ecco. Una situazione molto grave, dove la gravità è stata, credo, percepita dai nostri italiani prima degli inglesi, anche grazie all'eco delle notizie dell'Italia, che noi continuiamo a sentire e con cui siamo sempre stati in contatto. Quindi i nostri italiani hanno subito percepito la gravità di quello che stava succedendo, cercando di mettersi in isolamento, e quindi anch'io ho dovuto, ancora prima che la mia diocesi mi imponesse alcune discipline di precauzione, io ho già dovuto interrompere tutte le attività pastorali per evitare l'assemblamento di persone. E i ragazzi come l'hanno presa? Io so che tu hai un bel gruppo di ragazzi, di giovani anche che seguono. Com'è l'animo dei giovani soprattutto? Ecco, proprio in questo momento mi stava chiamando un giovane del coro perché purtroppo non possiamo fare forse la veglia pasquale, quindi diventa un momento veramente di prova perché molti sono già in isolamento, sono nelle proprie case, non escono, non prendono mezzi, alcuni giovani lavorano da casa perché anche al lavoro non si va, e la cosa ancora più triste sono stati molti dei nostri giovani sono stati licenziati per via del coronavirus e molti stanno tornando in Italia dove saranno soggetti ovviamente all'isolamento, perché c'è una legge che dice che credo che quanti vengono dall'estero c'è l'obbligo adesso, secondo anche le Sì. nostre leggi, di mettersi almeno 2 settimane in isolamento, anche se non hanno febbre o non hanno nessun sintomo del coronavirus. Ci sono tante persone all'ascolto che penso devi salutare, no? Ci stanno ascoltando da tante parti, si sono collegate. Che messaggio vuoi mandare? Io saluto, prima di tutto voglio salutare Monsignor Vari perché dopo che siete venuti con lui stabilisco anche dei rapporti epistolari per Natale e Pasqua e mi prometto di venirlo a trovare. E saluto anche la mia Aprilia perché io sono sempre dalla provincia di Latina, quindi siamo molto vicini, Sì. anche la mia città. È un po' è una particolare vicinanza visto che ho letto anche per fondi, visto che c'è stato un focolaio abbastanza grave e abbastanza significativo. Quello che dobbiamo fare è non perderci l'animo. Forse secondo me occorre davvero rivisitare il positivo anche in questo momento di morte, di paura, di agitazione, guardando anche ai nostri italiani, anche ai nostri medici, ai nostri infermieri, tutto il lavoro che stanno facendo, che secondo me non può non essere sottolineato e non può non fare pubblicità in questo momento. C'è gente che rischia la vita per la nostra salvaguardia. Credo che sia importante. Possiamo dire che i nostri medici, oltre a farlo per professione, lo fanno per vocazione. Quindi davvero una parola la dobbiamo esprimere di gratitudine. L'Italia si sta difendendo bene, sento da quello che leggo la difficoltà di poter sopperire a tutte le indigenze, però poi ci sono anche sacerdoti martiri, ecco, come il sacerdote che ha dato il suo respiratore, ci sono delle testimonianze di vita che ci devono aiutare a far sperare. Chi è stato a Londra sa com'è una città in cui la vita è piena di energia, di persone, di movimento. Com'è la Londra al tempo del Covid-19? Ha fatto un po' fatica ad entrare nella linea dell'emergenza. Abbiamo ancora persone che camminano per strada. Adesso il nostro primo ministro, come sapete, ha messo l'alto là, ha messo il lockdown e quindi pian pianino autobus, ristoranti, pub sono ovviamente svuotati. Anche se domenica scorsa una buona affluenza di persone stava nei parchi, perché proprio in questi giorni, contrariamente a quello che voi potete pensare, c'è un sole che splende È a Londra, che voi non vero. immaginate,
sia bello. E noi siamo in casa ad angosciarci e a evitare il virus. Padre Andrea Fulco è sacerdote dell'ordine dei Pallottini, no? Istituto dei Pallottini. Com'è l'animo in comunità? Siete una comunità piena di affetto, ci avete riempito noi, ma riempite tutti coloro che vi visitano alla St. Peter Church di grande affetto. Com'è l'animo nella piccola comunità dei Pallottini di Londra? Riusciamo a continuare i nostri rapporti non solo mantenendo quella distanza di sicurezza, ma creando invece una vicinanza mediatica che credo che sia anche espressiva di un affetto che non si è mai dissolto. E grazie ai social io continuo a parlare con tutti, i catechisti, i miei collaboratori, i giovani. Stasera, dopo la diretta con voi, avrò un incontro di pastorale giovanile dove vogliamo comunque portare avanti un programma di vita spirituale anche online. Diciamo che adesso abbiamo una chiesa online che non si è mai ancora distaccata, e questo forse è anche uno degli aspetti positivi dei social. Faccio l'ultima domanda che sto facendo a tutti, padre Andrea. La musica. Vuoi sceglierci un artista o una canzone che hai nel cuore da dedicare a chi ci ascolta? Penso che in questo momento dobbiamo fare rumore. Mi piace Diodato, lo voglio come modello perché non è un caso che ha vinto Sanremo in un momento in cui forse il silenzio potrebbe ucciderci, e invece è importante far sentire la nostra voce. È che, come lui dice, il silenzio è irresistibile, soprattutto quando litighiamo con le persone. È importante invece dialogare, ecco, la relazione. Non dobbiamo soltanto vivere di rapporti mediatici o, come diceva Bauman, di rapporti liquidi. Dobbiamo far sentire il nostro rumore, rumore che però è fatto anche di parole, è fatto di canzoni, è fatto di speranza. Sicuramente Diodato per me legge un po' i sentimenti di quest'epoca.